Grazie Presidente. Colleghi consiglieri, questa domenica c'è stata una manifestazione molto importante al Parco di Trenno e al Parco delle Cave. La cittadinanza si è organizzata a difesa dei propri parchi. Come sapete, ne abbiamo parlato tante volte, le vie d'acqua di Expo, che ormai non si capisce più che tipo di opera siano, se è un'opera idraulica, un sistema di tombini, passeranno attraverso tre parchi, le ruspe sono già in azione, i comitati bloccano gli operai all'ingresso per non far procedere nel parco e tantissimi cittadini, ho partecipato al corteo di Baggio, si stanno mobilitando e si mobiliteranno sempre di più in questi mesi. Se da una parte c'è la mobilitazione da parte della società civile organizzata spontaneamente via internet, ma che si sta organizzando per contrastare quest'opera con un team legale, con un po' come si fa in tutti i comitati che iniziano a lavorare alla grande, dall'altra parte ci sono molte luci ed ombre anche se l'aspetto procedurale. Abbiamo studiato le relazioni ambientali di MM, l'atto con cui il commissario Sala ha declassato, diciamo prende atto del declassamento delle tabelle delle concentrazioni di inquinanti, delle soglie di inquinamento, in modo da permettere l'opera che in altri termini, che normalmente non sarebbe permessa, dato che il 25% delle rilevazioni segnalava un livello superiore a quello delle opere per le aree di tabella A, secondo la tabella CSC, cioè quelli del parco pubblico. Detto questo, ci sono una serie anche a livello economico, a livello progettuale, di luci ed ombre, e se i cittadini si stanno organizzando, credo che anche il Consiglio Comunale debba prendere posizione su questo e debba iniziare ad approfondire e nel caso a sanare ogni dubbio che rimane su quest'opera. È per questo che chiedo l'attenzione dei colleghi per proporre l'istituzione di una commissione d'inchiesta sulla realizzazione delle vie d'acqua, ai sensi dell'articolo 14,2 del nostro regolamento. Detto questo, sto preparando con i miei uffici una richiesta. Come sapete, servono i 2/5 dei consiglieri e, dato che ci sono adesioni sia di minoranza che di maggioranza, non ci saranno ostacoli alla realizzazione di questa. E farò, ovviamente, mi farò promotore o con chi ne abbia voglia di cooperare con me, di inoltrare la richiesta a tutti i colleghi per raccogliere le sottoscrizioni. Crediamo che sia il momento più adatto a realizzare questo, dato che i cantieri sono attivi e è il momento in cui verificare se queste critiche, queste pesantissime critiche sulla realizzazione, siano vere oppure no. Detto questo, ovviamente confido, dato le posizioni espresse negli scorsi mesi da parte di diverse forze politiche, ci saranno tutte le firme necessarie per far partire questa commissione d'inchiesta e speriamo possa mettere in luce tutto quello che non è, che attualmente è opaco su questa grande opera. Ringrazio e farò pervenire a brevissimo questo documento a tutti i consiglieri. Grazie consigliere Calise.